Un lavoro di squadra dall'alba sino al tramonto, a partire dalle 5:25 del mattino, per seguire con voi il momento in cui padre Oliviero Svanera aprirà il portone della Basilica per far entrare i primi pellegrini. I frati del Santo, custodi delle spoglie mortali di Antonio da Padova, si preparano a vivere un altro 13 giugno in tempo di pandemia, ma anche di rinascita. La squadra di giornalisti e tecnici del network Media Nord-Est è pronta a raccontare Sant'Antonio che cura le ferite, apre il cuore e lo spirito, benedice, con una diretta che partirà proprio dall'apertura delle porte della Basilica e vi condurrà man mano lungo tutta la giornata. Protagonista lui, Sant'Antonio, la devozione e la fede del suo popolo che si esprime nel cero acceso, nel giglio, il fiore del santo, nelle preghiere silenziose con la mano posata sulla tomba. Una giornata scandita dal ritmo delle celebrazioni, dei racconti di frati e devoti, da momenti che resteranno nella storia. Il primo sarà il ritorno al santo della reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita e venerata dal 1652 nella Basilica della Salute a Venezia, che dopo 369 anni tornerà a Padova, dove per 7 giorni resterà sull'altare maggiore della Basilica. Nel pomeriggio la peregrinazione della statua del santo lungo le vie della sua città, con la benedizione di luoghi simbolo. Chi non potrà seguire la messa in Basilica lo potrà fare dei maxi schermi allestiti nel chiostro del noviziato e sul sagrato, dove sarà trasmessa la diretta di Rete Veneta. Per tutto il giorno sarà aperto il sito 13giugno.org e sarà possibile sostenere il progetto della Caritas Antoniana, che quest'anno ha scelto di aiutare i bambini di strada del Burkina Faso.